Ciao a tutti, domani, domenica 5 marzo alle ore 15, la Ternana Libro Librati affronterà il Benevento con l'obiettivo di tornare a fare punti, con l'obiettivo di vincere, con l'obiettivo di capire quale sarà l'obiettivo stagionale, visto il fatto che il Benevento è una squadra costruita in Serie A. Questo lo ha sottolineato anche il nostro tecnico Cristiano Lucarelli nella conferenza stampa della vigilia, che si è concentrato su diversi aspetti. Il primo, quello del Benevento. Il Benevento è una squadra molto forte, una squadra che è stata costruita per andare in Serie A. Purtroppo la classifica non gli sta dando ragione. Il Benevento si trova attualmente in 17ª posizione e farebbe i play-out in questo momento, per cui purtroppo sono nella parte opposta dalla classifica e sicuramente vorranno risalirle il prima possibile a partire da domani, visto i giocatori che hanno a disposizione, visto anche il fatto che all'andata erano in vantaggio per 2-0. Per cui questo è quello che ha detto Lucarelli sul Benevento. Per il resto, per quanto riguarda la nostra squadra, ha dichiarato di aver visto i nostri ragazzi agguerriti, determinati, li ha ritrovati motivati e speriamo che questo sia così anche domani e che possano offrire la stessa prestazione di Palermo, che a Lucarelli andrebbe benissimo, ma penso anche a noi tifosi, visto l'ottima prestazione in terra siciliana. Poi si è dilungato su altri aspetti, innanzitutto Cesar Falletti, dicendo che dopo un infortunio del genere l'anno successivo è molto difficile, però lo ha tranquillizzato dicendogli che va bene anche così, come sta giocando ai livelli di adesso. Si è soffermato sulla prima parte di stagione allenata alla Ternana, quella della preparazione, e purtroppo sono stati un po' traditi dal fatto che la Ternana ha continuato sostanzialmente nel periodo mondiale, quando inizialmente hanno fatto i conti con un riposo di 30-40 giorni, quelli che servivano per il mondiale. Purtroppo gli è stato detto di continuare, di conseguenza è saltato un po' il banco ed è saltato tutto il lavoro di preparazione da parte dello staff di Cristiano Lucarelli. Però comunque adesso speriamo che migliorino le condizioni. Recupera la Ternana, recuperata in parte ragazzi, e speriamo che prima o poi finisca questa emergenza in infortuni. Tornando alla gara di domani, servirà un'ottima prestazione da parte della Ternana e speriamo che i nostri ragazzi riusciranno a darcela. Si va verso le 4.000 presenze al Libro Librati, sperando che questo numero aumenti. Per il resto saranno già 85 tifosi ternani che si dirigeranno a Genova per Genova-Ternana, prossima trasferta delle fere, con i vari pullman che li organizza il centro coordinamento, anche briscolati delle fere. Non so se arriverà l'organizzazione anche da parte della Rocca Rossonera. Per il resto, giornate un po' sfortunate per la primavera della Ternana, che ha pareggiato la scorsa giornata 1-1 contro la Viterbese e purtroppo in questa giornata è andata a perdere per 3-2 contro il Crotone. Mentre oggi su Radio DJ il nostro presidente Stefano Bandecchi è stato intervistato su varie tematiche. La prima tematica, si è scusato con tutte le persone per bene per quanto riguarda quello che è accaduto il sabato con il Cittadella, presidente che diciamo si è soffermato sul richiamo di Lucarelli, dicendo che in questo momento è un allenatore diverso e ha ritrovato l'alchimia, ha ritrovato diciamo l'empatia con il gruppo che aveva l'ultima partita di Serie B, di Serie C, e che aveva perso negli anni a venire. E si è soffermato sul fatto, sulla sua Ternana, e la sua aspirazione resta quella della massima serie, per cui il nostro presidente resta ambizioso e continua a puntare alla Serie A. Per il resto non ci resta altro che aspettare il match di domani per capire quale sarà l'obiettivo delle fere, per cercare di fare più punti possibili per la salvezza e, perché no, provare a riavvicinarsi ai playoff, visto che mancano 2 punti. Per il resto io vi ricordo che domani potete seguire la partita in modalità show su Ternana Live Show, canale 84 del digitale terrestre, Ternana AM Terni Television, cioè Ternana Live Show, una piattaforma, una,
un nuovo format di servire la partita con tutto il pre e soprattutto il post partita con l'intervista dallo stadio. Per il resto ci sarà il concorso Fattore Campo sul sito BKT Premia per chi vuole vincere dei premi personali e aiutare la città di Terni. In serata, sempre su Web Terni Television, ci sarà il bar dello sport verso le 21 per parlare di Ternana Benevento, aspettando il fischio d'inizio di Dionisi, sperando che sia una grande prova dei nostri ragazzi.